questa mobilitazione odierna che in qualche modo è si fa in tutte le province di questa regione è ovviamente a sostegno ovviamente di quello che in qualche modo sta avvenendo in regione e poi contro appunto la mobilità selvaggia del personale delle province e contro i tagli anche imposti in generale al complessivo sistema delle autonomie locali. Però non può riguardare solo questo pezzo, cioè per cui i tagli imposti, ma riguarda anche il fatto, in concomitanza anche con il fatto che ieri c'è stato un osservatorio regionale che in qualche modo ha chiarito in maniera ulteriore una serie di dubbi che c'erano sulla riorganizzazione complessiva del personale che era patrimonio di questi enti come risorse umane e poi oggi ovviamente ci sarà in Regione Toscana l'approvazione della legge 22 emendata ovvero migliorata con il contributo delle istanze poste dai lavoratori e sostenute dalle organizzazioni sindacali. Per cui in qualche modo lo slittamento di una settimana dall'approvazione della legge regionale 22 in materia di riordino istituzionale è stata in qualche modo utile perché ha accolto una serie di istanze che vengono dai territori e dai posti di lavoro. È evidente che la situazione regionale delle province è variegata perché negli anni queste province a livello anche di bilanci e di politiche del personale via dicendo hanno in qualche modo gestito la cosa in maniera individuale. È evidente che le difficoltà in questo caso di Regione Toscana è rispetto alla individualità dell'ex ente provincia che c'era è di fare un ragionamento organico che dia risposta complessiva a tutto il personale, per cui ci sono le funzioni che in qualche modo sono ritornate ai nuovi enti di area vasta e che sono delle funzioni ovviamente anche di coordinamento tra il nuovo ente di area vasta e i comuni delle varie province sostanzialmente. Ci sono all'ultimo le funzioni, cioè l'ultima per importanza, le funzioni che riguardano il pezzo dei centri per l'impiego e delle polizie provinciali che ha visto la settimana scorsa presidi e mobilitazioni a livello regionale e che in qualche modo ieri all'osservatorio su questi due specifici argomenti hanno avuto una sua risposta. Sostanzialmente per la polizia provinciale si dovrà in qualche modo oggi, dovrà essere oggi proposta uno slittamento dell'inserimento del portale delle polizie provinciali alla data del 31 di dicembre, per cui dovrebbe uso il condizionale, essere posto per questa proposta di slittamento e c'è un tavolo dedicato alle polizie provinciali e dovrebbero in questo caso entro il 20 di novembre in qualche modo definire un ragionamento sullo specifico argomento. È evidente che noi veniamo appunto da un'assemblea dove appunto siamo qui sul divorzio suscitato un ordine del giorno che riguarda le polizie provinciali che poi dopo invece Emanuele entrerà nei dettagli dell'ultimo ordine del giorno dell'ultima assemblea. Sul pezzo del lavoro, per cui c'è un tavolo dedicato alle polizie provinciali, sui temi del lavoro si è aperto la settimana scorsa, è stato convocato un tavolo dedicato ai centri per l'impiego e alle politiche attive del lavoro in generale, un tavolo perché queste due funzioni che inizialmente si diceva fossero quelle più garantite erano sostanzialmente poi alla fine rimaste appese senza avere in qualche modo risposte con un personale, 180 colleghi a livello regionale sulle polizie provinciali e un migliaio di colleghi tra persone di ruolo, tempi determinati e appalti a livello regionale sullo specifico pezzo del lavoro che in qualche modo vivevano una incertezza relativamente alle risorse e al progetto che li riguardava. In qualche modo la bozza, lo schema di convenzione uscito la settimana scorsa sullo specifico argomento per cui centri per l'impiego dà intanto anche a Regione Toscana una cornice su cui in qualche modo lavorare. L'approvazione, un'ultima, della riforma di legge costituzionale della settimana scorsa, sono 10 giorni fa quando c'è stata, in qualche modo dice anche che il tema del lavoro è un tema che in prospettiva tornerà a livello nazionale. Per cui
alcune cose rispetto ai dubbi che noi avevamo circa un mese, due mesi fa, sono state in qualche modo chiarite. Poi è evidente che su questi specifici argomenti il Presidente Ossana aveva un'idea per quanto riguarda il lavoro di fare un'agenzia regionale. Bene, questa idea in qualche modo è o viene bypassata da ovviamente questi cambiamenti legislativi. Non si sa, perché non è ancora dato a sapere, se un domani la Regione Toscana possa o potrà avere una deroga per la gestione del servizio lavoro, per l'impiego. Rimane il fatto che in queste situazioni di transizione ci sono intanto in primis, e non sono di poca importanza queste informazioni, le risorse con il personale. Intanto c'è comunque sia un datore di lavoro che sarà o Regione Toscana o Stato Centrale. Poi vedremo di qui a due anni che cosa succederà sullo specifico argomento. C'è un'idea di riorganizzazione dei temi del lavoro a livello regionale, perché in qualche modo il lavoro che si fa o che viene fatto sia più incisivo nel dare le risposte dovute alla gente che cerca lavoro. Per cui sostanzialmente, a fronte di risorse messe, un cambio di passo sostanziale a livello di organizzazione dello specifico settore. Ovviamente sul pezzo del turismo il personale in qualche modo viene ritorna al comune capofila, per cui in questo caso a Livorno, al comune di Livorno, i dipendenti del turismo, i dipendenti della provincia, compresi i lavoratori che si occupano di statistica, passano al comune capofila e poi da lì si parte con la riorganizzazione, così come i colleghi della forestale in questo caso. Lavoro che veniva gestito dai colleghi della provincia, in questo caso passa alla comunità montana delle colline metallifere, per cui conserva massa marittima. È evidente che era la comunità montana più vicina, quella dell'isola d'Elba non esiste più sostanzialmente, per cui questa è un po' la situazione. Ma in questo caso queste scelte più o meno condivise, più o meno belle, servono in qualche modo a dire che è nata una riorganizzazione comunque, che si sta dando, si prova a dare comunque delle risposte, che ci sono anche degli altri attori che in qualche modo risposte di questo tipo devono dare, e parlo dei comuni, in questo caso, che in qualche modo devono ANCI e i comuni devono fare il loro, per cui dare un aiuto a che questa riorganizzazione non voluta da dipendenti delle province abbia le risposte che deve avere, per cui con l'aiuto dei comuni, perché in questo caso e per lungo periodo ovviamente c'è stata un po' di indifferenza, ecco, mettiamola così, da parte dei comuni sullo specifico tema, così come appunto i colleghi dello sport, sono 6 persone a livello regionale o rimangono nella funzione dell'ente di area vasta di appartenenza, perché questi colleghi dello sport a livello regionale si gestiscono ovviamente il patrimonio sportivo, gli impianti, per cui si dedicano a questo. Ecco, in tutto questo oggi ci sono delle risposte, ci devono essere delle risposte. Insieme a questo bisogna che però anche i presidenti e i segretari generali, in qualche modo sono la nostra interfaccia politica per il lavoro che sindacalmente facciamo all'interno delle province, bisogna che si assumano le loro responsabilità e che diano, perché ci aiutino, ecco, a dare le risposte che dobbiamo dare a tutti quanti, quindi al personale che resta, tirando fuori i progetti che questi enti, che per questi enti ci sono, che ci dovranno essere per il lavoro che questi enti saranno chiamati a fare, e i colleghi che rimarranno in questi enti. Dall'altra parte bisogna che sulle polizie provinciali ci dicano anche loro qualche cosa, che cosa intendono fare, e questo fa riferimento ovviamente all'ordine del giorno approvato qui sul Livorno. Ma ci devono dire sostanzialmente della riorganizzazione complessiva anche del personale che resta, che cosa si può fare. Livorno, per fortuna, in termini di sostenibilità economica e finanziaria, la provincia di Livorno si trova, rispetto ad altre province di questa regione, in una buona condizione per le politiche in uscita fatte e sostenute dalle organizzazioni sindacali in primis, dalla RSU aziendale, a
anche, per cui voglio dire, noi sindacalmente abbiamo fatto a Livorno un lavoro che alle volte è stato poco compreso nelle intenzioni, ma che oggi consente a chi gestisce questa provincia di poter avere una sostenibilità economica e finanziaria rispetto al parametro 50% costi del personale, compresi i dirigenti, definito dalla legge, che è largamente al di sotto di questo parametro. Per cui si è detto in apertura di questo progetto disgraziato che la sostenibilità si trovava quando l'asticella fosse stata al 50%. Livorno è sotto il 50%, molto sotto il 50%, per cui può anche ragionare in questi termini. Dal mio punto di vista, dal punto di vista sindacale, credo che quando un governo centrale dice che la sostenibilità è data da questa altezza e da questo obiettivo, vuol dire che prima o poi qualcuno le risorse anche per gli enti che restano ce le deve mettere, perché altrimenti avrebbero detto le province devono lavorare per avere un parametro del 30%, del 20%, hanno detto il 50%, a me risulta il 50%, lo dice la legge. No. E allora vuol dire che se la legge dice questo, il legislatore quando fa uscire una legge dice anche di contro che le risorse, perché questi enti vengono messi in condizione di funzionare, stanno nel parametro del 50%, altrimenti c'è qualcosa che non funziona. La cosa che non funziona invece appunto è che per il 2016 ci sono ancora e sono ancora richieste a questi enti tagli pari a 2 miliardi di euro. Questa è la cosa che non funziona. E allora è proprio su questo che ci saremmo aspettati dei cambiamenti dalla legge di stabilità. Ci saremmo aspettati che in qualche modo questa richiesta, questo prelievo forzoso fosse stato in qualche modo rivisto. Non lo è stato, anche qui... 2 miliardi scusate, a livello nazionale. A livello nazionale. Che sulla Toscana e su Livorno come viene. Sulla Toscana e su Livorno mi sembra siano. C'è una ripartizione data da dei parametri nazionali. Qualche 4 o 6 milioni di euro, ma dovrei dare un dato che non è ancora certo solo su Livorno. Però sono diversi milioni di euro anche su Livorno per il 2016 che si vanno ad aggiungere a quelli già istituiti per il 2015. Per cui voglio dire. Una provincia in questo caso, questa provincia che ha o avrebbe avuto le carte in regola, perché si poteva appunto definire provincia virtuosa in termini di sostenibilità economica e finanziaria della spesa, in questo caso, no? Di fatto è in qualche modo portata verso un fallimento pilotato, perché di questo si tratta, da delle norme che in qualche modo non considerano il lavoro che in questi enti è stato, è e dovrà essere fatto. Ed è evidente che anche i servizi che questi enti erogano hanno poi delle ricadute sui cittadini. Per cui ecco, a questo punto... Sì, partendo proprio dall'aspetto dei servizi, perché noi stiamo parlando di personale, stiamo parlando di Litteri, Will FBR. Partendo appunto dall'erogazione dei servizi, voi avete sentito fino adesso parlare di personale, di funzioni, di tagli e di sostenibilità di spesa. Però dietro a tutto questo in realtà c'è un ente che ad oggi e anche nel prossimo futuro continuerà ad erogare dei servizi al territorio e alla cittadinanza. È ovvio che l'erogazione di servizi avviene con parametri di natura economica e di personale. Per questo già 2 mesi fa è stato attivato un tavolo con il presidente della provincia, confederale, quindi confederazioni sindacali e categoria, per valutare insieme e considerare l'impatto del riordino complessivo dell'ente sul territorio. Perché ricordiamoci che noi abbiamo un territorio particolare rispetto agli altri territori della Toscana, perché è tutta la costa e in più c'è anche l'arcipelago. Dove l'arcipelago è contenuta un'isola come quella di Isola d'Elba, che comunque ha dei risvolti sull'erogazione dei servizi delle province molto importanti, sulle funzioni fondamentali rimaste.
Questo tavolo proprio sta a significare quanto le organizzazioni sindacali siano attenti anche all'erogazione dei servizi, perché sono due cose che vanno di pari passo: il personale, la sostenibilità economica, erogazione dei servizi. Perché se manca uno di questi tre elementi, allora a quel punto lì la pubblica amministrazione non ha più ragione di esistere. E proprio a questo proposito, riprendendo il ragionamento che faceva il collega Mauro, le organizzazioni sindacali e anche l'amministrazione, dobbiamo dirlo, in questi ultimi due anni, nel momento in cui si è attivato questo meccanismo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, abbiamo favorito una situazione che ci permette oggi di avere spazi di manovra nell'ambito dell'erogazione di servizi, se vogliamo, maggiori di altre province della Toscana. Però ripeto, abbiamo ripreso un percorso già avviato, perché noi tre anni fa la dotazione organica di questo ente, che era di circa 450 unità, in realtà è sempre stata mai sopra le 340 unità, quindi ha sempre lavorato sotto di 100 persone rispetto a quello che era, e quindi i lavoratori si sono fatti carico di tutto quello che è in più, perché le dotazioni organiche non è che vengono stabilite a caso, ci sono dei parametri a livello nazionale normativi che le stabilisci, però già era stato avviato un processo. E questo ad oggi ci permette, dopo, anche a seguito delle uscite, tra virgolette, agevolate dall'ente per mobilità in altri enti del territorio, di arrivare ad oggi che possiamo ragionare con l'amministrazione di un sistema di erogazione di servizi nell'ambito della provincia di Livorno sulle materie fondamentali e sulle materie che la regione toscana ha riassegnato alle province con la legge regionale che oggi andrà in approvazione delle parti di politiche, con un pensiero diverso dagli altri provinci. Nei dettagli, perché le funzioni fondamentali, alle funzioni fondamentali più importanti sono la viabilità sulla rete provinciale, e noi abbiamo strade sia sul continente che all'isola d'Elba, che anche all'isola di Capraia, cioè abbiamo l'unica strada che è presente, è comunque di competenza della provincia. Abbiamo tutta la manutenzione e la gestione degli immobili scolastici della provincia, scuole superiori mi riferisco, quindi con i poli più importanti, Livorno, Cecina, Piombino, Porto Ferraio, che ci sono i quattro poli più importanti, e in più abbiamo tutta una serie di materie che lo Stato aveva delegato direttamente alle province e che sono restate alle province. Che sono materie gestionali, anche se diciamo di natura marginale, però esistono sempre, sono questioni di natura burocratica per intenderci, però devono sempre venire. E legata a questo c'è anche la polizia provinciale, che svolge nelle funzioni fondamentali le attività di controllo, tutto quello che riguarda la sicurezza della viabilità stradale sulla rete viaria, tutto quello che riguarda la tutela ambiente, perché la tutela ambiente è una delle materie fondamentali rimaste alla provincia. La regione toscana è avvocata a sé la parte delle funzioni di amministrazione attiva, ma la tutela è rimasta come funzione della provincia. Questo c'è scritto nel ormai noto legge del Rio. Esatto, oltre a questi settori qui, no? Sì. Ad oggi quante persone ci lavorano? In questo settore ci lavorano in tutti i settori, il totale dei dipendenti. Si può dire quante sono le persone che rimangono sulle funzioni fondamentali? Sì. Allora, circa 130. E su questo c'è anche la regione che ha riassegnato alle province le funzioni di vigilanza ambientale. La vigilanza. Quindi anche lì con l'amministrazione dovremo fare un ragionamento per continuare a garantire che gli spazi non mancano all'interno della provincia di Livorno, anche questo importante settore. La protezione civile è ancora all'esame della regione per la definizione. Al momento restano province, ci sono i colleghi che sono in provincia, però definire un provvedimento. Ecco. La cosa è questa qua, bisogna che si decida se si vuole o meno continuare a presidiare il territorio oppure abbandonarlo.
per cui, voglio dire, reati ambientali, reati, tutti quelli che ci possono essere, no? A questo punto, voglio dire, abbiamo delle figure con delle specifiche professionalità. La scelta è poi, di fatto, o si presidia il territorio o si abbandona il territorio. Ragionare sempre in termini di sostenibilità dei costi economico e finanziari alle volte non paga, perché ci sono anche delle situazioni che necessariamente non possono essere abbandonate o demandate a rispetto del cittadino, perché voglio dire, avete fatto servizi su quello che sono le situazioni, che ne so, discariche abusive, reati ambientali, dissesto idrogeologico, tutto quello che riguarda. Bene, la scelta è tra lasciare un territorio non presidiato, e può essere, sono scelte, ecco perché parliamo di scelte anche politiche e di indirizzo, oppure di ragionare su come in qualche modo di rallentare i danni che di fatto certe situazioni possono presentare, perché altrimenti poi si dice ma era meglio se intervenivo prima, ma se non ci sei più, o hai scelto di non esserci più, non puoi neanche più intervenire. Questo è un po' poi la sostanza. Poi ecco, scusami se no cioè una precisazione importante, e per questo appunto abbiamo già chiesto che richiederemo la convocazione di questo tavolo confederale, proprio per esaminare i vari aspetti con il presidente della provincia, perché poi di fatto delle scelte politiche che ci auspichiamo di poter condividere o almeno contribuire con il nostro punto di vista. Sull'argomento è stata convocata e ha avuto luogo anche un'assemblea di tutto il personale della provincia, della quale io direi che Paola Ganni, che è la nostra presidente, parla. Allora dopo parlerà a te, lascio la parola. Sì, dunque io ringrazio anche i miei colleghi perché hanno toccato tutte le problematiche che in questo periodo coinvolgono la trasformazione della provincia e delle province, e quindi anche il destino di questi elementi. Devo dire che per quanto mi riguarda la situazione a livello locale, quindi di Bordese, non solo vede appunto i dipendenti in fibrillazione in virtù della trasformazione data a livello nazionale, ma purtroppo noi riscontriamo anche atteggiamenti non consoni a quelle che sono le problematiche che stanno sempre di più, che incontriamo sempre di più ogni giorno dentro la provincia in virtù della destinazione di questi dipendenti. Noi abbiamo partecipato direttamente molto spesso agli incontri con questa amministrazione, con il segretario generale ci partecipava quali erano le iniziative dell'ente rispetto alla trasformazione e quindi all'attivazione della legge del Rio. In realtà quando chiedevamo appunto una serie di documenti che ci servivano appunto per fare tutela sindacale, quindi per coinvolgere i lavoratori e renderli attori principali della trasformazione, in realtà trovavamo sempre un ostacolo infinito. Tant'è vero che ci è voluto poi un tavolo della Confederazione, di tutte e tre le confederazioni, perché si facesse il punto della situazione e si cominciasse a parlare veramente di tutela di quella che doveva essere la destinazione del personale. Ci siamo incontrati anche con il prefetto proprio per stimolare questa amministrazione a fare in modo che il personale potesse esprimersi e quindi poi scegliere anche una via diversa, quale quella appunto della mobilità verso il comune, verso altri comuni, là dove i dipendenti risiedono. Ma l'ostacolo che abbiamo incontrato è sempre stato piuttosto accentuato. Io mi auguro. Scusa Corello, ma è un ostacolo della provincia oppure i comuni del territorio sono rimasti sostanzialmente sordi di fronte all'appello dei dipendenti della provincia? Cioè... Allora, devo dire che per quanto riguarda il comune di Livorno, che il comune di Livorno ha messo a disposizione una serie di posti per la provincia. E la provincia invece ha cercato di tergiversare, di fare una politica tutta propria, francamente non,
non si comprende questo atteggiamento, perché guarda caso quell'elenco delle persone della provincia che è stato compilato da parte del comune a dicembre del 2013, due persone della provincia ancora oggi sono rimaste escluse e lo rimarranno, perché poi sono arrivati decreti che hanno bloccato, diciamo, la mobilità verso i comuni, laddove i comuni non avevano ottemperato le procedure amministrative. Quindi un atteggiamento che si va ad aggiungere alle difficoltà del dipendente. Credo che un comportamento del genere sia, insomma, non corretto da parte di chi rappresenta un'istituzione come la provincia e chi dovrebbe avere il compito invece di lavorare con serietà e cercando appunto di mettere in campo tutti quegli elementi che ci permettono di dare sicurezza e serenità ai lavoratori. E quindi io, questa è una denuncia che voglio fare, la faccio liberamente e apertamente, assumendomi anche la responsabilità di quello che dico, perché vorrei che ci fosse veramente un cambiamento del sistema. Cosa che ho registrato, non soltanto questo atteggiamento nei confronti dei dipendenti per la mobilità, ho registrato anche un atteggiamento, e io lo posso dire con tranquillità, un atteggiamento che andava, da parte del segretario, andava a difendere molto più i dipendenti delle società in house che non i dipendenti dell'ente. Quindi sono fortemente, insomma, desolata per quella che è la mia professione di tutela verso i lavoratori. Chiedo invece pubblicamente a questa amministrazione che vi sia un atteggiamento più rispettoso nei confronti dei dipendenti e che ci sia una collaborazione vera, reale, di trasparenza su tutti i processi che andiamo a fare, perché questi sono lavoratori che si aspettano una tutela vera, e la tutela deve avvenire dal sindacato che collabora con l'amministrazione in un percorso nuovo, che sicuramente deve essere un percorso che mette i lavoratori nella condizione di rilanciare veramente i servizi verso la città. Noi abbiamo una città che sta andando a catafascio, non abbiamo lavoro, non abbiamo niente, e ci mancherebbe che comunque un'amministrazione pubblica si metta di traverso rispetto invece alle scelte che vorremmo che, insomma, fossero date ai lavoratori. Quindi è una difficoltà che si aggiunge alle difficoltà di questa trasformazione che ho voluto comunque rendere pubblica. E poi capisco che quello che sta avvenendo per le province a livello nazionale, perché poi la giornata di oggi non è una giornata che riguarda solo la Toscana, ma tutta la nazione, è un'iniziativa fatta dalle tre organizzazioni sindacali nazionali, che vuole appunto mettere in risalto quella l'importanza delle professionalità che comunque abbiamo dentro la provincia. E chi mi ha preceduto ha posto l'accento su quelle che sono le professionalità che potremmo andare a disperdere, rivolte alla polizia provinciale, necessaria ovviamente sui territori. Non possiamo caricare sui piccoli comuni i territori, la difesa dell'ambiente, quando già sono carenti in termini di organico per sé questi comuni. Quindi c'è un lavoro che va comunque tutelato, va comunque garantito, e senza invadere su quella che è l'attività, l'organizzazione dei piccoli comuni, che si troverebbero anche in grossa difficoltà. Quindi credo che è un coinvolgimento generale di partecipazione ai cambiamenti del sistema pubblico, ma che tutti in qualche modo responsabilmente dobbiamo affrontare, e quindi dare il meglio di noi per riuscire a portare il meglio a casa. Questo era un po' l'intervento che volevo fare. Lascio la parola alla collega del Come RSU abbiamo fatto un'assemblea venerdì scorso, e in questa assemblea è uscito un ordine del giorno che vi lascio per in modo tale che avete modo di vederlo. Nell'ordine del giorno, oltre alla questione della tutela salariale, perché il problema del referendum in Maria sul mobilità
pone un problema di tenuta salariale, perché mentre la legge Delrio tutela il lavoratore e la lavoratrice della provincia, in quanto si prevede anche uno zainetto salariale, cioè si prevede che in pratica il lavoratore passi senza andare a prendere un euro meno di quello che guadagnava, nel decreto Maria della mobilità questo non è previsto, e quindi si è posto un accento sulla preoccupazione di personale che poteva andare sul portale della mobilità previsto dal decreto Maria, e quindi quella è anche un po' l'ordine del giorno della mobilitazione di oggi, che dice no alla mobilità selvaggia, perché dietro appunto c'è un rischio di perdita anche salariale oltre che professionale. L'altro aspetto che mettiamo in evidenza è il problema innanzitutto di andare sul portale senza una destinazione certa, perché questo rischia di mettere i lavoratori in una situazione di incertezza rispetto al loro futuro, perché il mercato, diciamo, della mobilità, se non trova un'offerta di lavoro, beh, le regole poi sono quelle previste per tutti i lavoratori, e quindi dopo 2 anni di mobilità uno ha il licenziamento. Quindi la mobilità di 20.000 lavoratori e lavoratrici delle province può assumere delle connotazioni magari non qui in Toscana da noi, anche se la provincia di Pisa ha dei sovrannumeri e quindi in conseguenza può avere queste condizioni di inserimento nel portale. Però a livello nazionale ci può essere una situazione che in effetti mette a repentaglio sia il salario che la professionalità di chi lavorava nelle province. L'altro punto all'ordine del giorno dell'ultima assemblea è quello che riguarda la polizia provinciale, che prima accennava il collega Emanuele, che è la richiesta che viene fatta al tavolo delle organizzazioni sindacali predisposto qui nel nostro ente, di chiedere l'integrità del mantenimento del corpo della polizia provinciale rispetto alle motivazioni che sono state dette prima. Il problema grosso che è venuto fuori anche nell'assemblea e anche oggi si poneva, però, è il problema legato alle funzioni che rimarranno in provincia, ovvero sono state dette le 2 funzioni fondamentali, sono quelle della viabilità e dell'edilizia scolastica. Il problema fondamentale è, da una parte, la riorganizzazione di un ente che rimane con poche unità e con una perdita importante anche di professionalità che sono andate verso la regione. Mi riferisco in particolare ai lavori pubblici, che hanno visto un'uscita verso le regioni, ma verso la regione, ma anche di mobilità volontarie che come organizzazioni sindacali abbiamo favorito, chiaramente, come diceva il collega, per abbassare il livello della spesa del personale, che era un obbligo di legge, ma era anche un problema, diciamo, di sopravvivenza rispetto alle risorse e quindi al bilancio. Però dall'altra si ha il problema di riorganizzazione di questo ente, e questa sarà la prima questione da porre dopo chiuso questa fase di riordino. La preoccupazione però che ci preoccupa è quella delle risorse, perché la legge di stabilità e le vari decreti precedenti che avevano tagliato le autonomie locali hanno creato una situazione che rischia, come diceva il collega Mauro, di portare nel 2016 a un dissesto di tutte le province, perché i tagli di 1 miliardo 2015, 2 miliardi nel 2016, 3 miliardi nel 2017, sono stati calcolati innanzitutto la finanziaria.
hanno tenuto conto che per un anno, per tutto il 2015, le province hanno continuato a svolgere le stesse funzioni, quindi non hanno tenuto conto delle spese che le province dovevano continuare a sostenere. E nel 2016 i calcoli che hanno fatto non tengono conto di quelle che sono le spese necessarie per sostenere i servizi fondamentali. E questo non lo diciamo noi, questo l'ha detto la Corte dei Conti. Cioè la Corte dei Conti nel 2015 più volte si è espressa rispetto proprio alla, ai problemi di sostenibilità economica da parte delle province. Questa è la preoccupazione più grande, perché possiamo anche metterci a un tavolo a parlare di riorganizzazione del servizio, ma se mancano le risorse per riorganizzarlo è un problema. Io porto sempre l'esempio delle strade. In questi 4 anni di riordino delle province, gli operai delle strade ci hanno sempre messo in evidenza il problema della mancanza di risorse. Cioè, loro si è 4 anni che continuano a tappare la stessa buca, e ogni 3 mesi devono ritappare la stessa buca, perché non esiste più una manutenzione delle strade fatta come dovrebbe essere fatta, ma è una manutenzione fatta di rattoppi, con materiale anche scadente, ovvero con materiale che dopo 2 o 3 piogge salta. Quindi è anche un problema di dignità di chi lavora, che sulle strade in continuazione si sente magari anche preso in giro, perché dice: ma sei sempre lì a tappare la solita buca, ovvero non ti piace nemmeno farlo. Cioè, questa è la realtà spicciola che ci ritroviamo da 4 anni a tergiversare per poter stare all'interno dei parametri economici che hanno dato le province, e ci domandiamo nel 2016 come si farà. La proposta di finanziaria 2016 stanzia a livello nazionale per la viabilità e per l'edilizia scolastica 150 milioni di euro per tutta l'Italia, per tutte le gemme di area vasta. Com'è possibile pensare di poter mettere in sicurezza le scuole per come sono dopo anni di mancata possibilità di intervenire? Perché non è solo un problema di risorse, è un problema anche di patto di stabilità, perché le province magari avevano anche la possibilità di fare certi lavori, ma in realtà non li potevano mettere in pratica per un problema di blocco della spesa dato dal patto di stabilità. Per avere una proporzione, quanti soldi sarebbero stati necessari? Questo non lo so dire. Questo non lo so dire, tieni conto che su quante province siamo, di enti di area vasta, vale che la parola provincia è stata cancellata anche. Quanti siamo? Su 150 milioni sono una sciocchezza. 107 milioni. Ti voglio dire, sono veramente irrisorie. E quindi, per concludere, molto spesso fuori il cittadino non sa le funzioni svolte dalle province e non si rende conto dei tagli che ci sono stati all'interno delle province, e quindi non sono in grado di comprendere come mai anche la viabilità provinciale è in questo stato. D'estate il taglio dell'erba o degli alberi, delle siepi che sono lungo le strade, cioè a volte all'erba, ma a giugno, capito? Perché poi magari riescono nei mesi successivi, ti trovi, non riesci a passare nelle strade, in moto rischi di farti del male. Perché? Perché non si riesce purtroppo, con le risorse che ci sono a disposizione, a svolgere nemmeno funzioni di manutenzione ordinaria, figuriamoci quella straordinaria. Quindi
la preoccupazione più grossa è dettata dalle risorse e dalla necessità che diventa una priorità di iniziare a ragionare di come si organizzano questi enti, di cosa si, di come si, si rimette in piedi questi servizi. Io volevo, come diceva il mio collega, che non è stato chiaro, si è capito bene se la, il comune o i comuni comunque avessero chiesto appunto il personale della provincia. Il comune di Livorno ha chiesto il personale della provincia, così come lo ha chiesto la sanità. Dovevano partire circa 30 unità lavorative, di fatto sono partite soltanto una quindicina, non di più. Dal comune di Livorno, che ne aveva chiesti 10, ne sono partiti 6 e probabilmente la sesta, siccome la data di mobilità la decideva non il comune ma la provincia, la sesta parte il 31-12. Cioè, un comportamento veramente insolito, perché mentre il comune diceva appunto abbiamo bisogno di personale perché abbiamo dunque nel 2015 noi abbiamo circa una cinquantina di persone che sono andate in pensione, senza considerare i pensionamenti che sono avvenuti negli ultimi anni, per i quali abbiamo la situazione per cui il contratto non viene rinnovato da 6 anni, abbiamo una situazione per cui le assunzioni non possono essere fatte, abbiamo la razionalizzazione della spesa, quindi abbiamo tutto un sistema per il quale il fatto stesso che la provincia vada a riorganizzarsi, noi ci figuravamo comunque che un'amministrazione potesse in qualche modo dire bene, quelle che saranno le funzioni che rimangono, noi lavoreremo per questo e chissà, probabilmente potremo anche far politica assunzionale successivamente qualora il personale nostro se ne dovesse andare, quindi avremo bisogno di più personale. Si è cercato, come dire, di tenere il più possibile i nostri dipendenti per evitare che potessero andare a lavorare altrove. Secondo me non è una politica buona quella che si sta facendo, quindi spero e mi auguro che ci sia un atteggiamento diverso d'ora in poi, sia un atteggiamento che vada veramente a rimettere i tasselli al suo posto senza che nessuno si crei danni a qualcuno. No, io posso aggiungere solo questo, giustamente, come RSU della provincia di Livorno saremo presenti oggi pomeriggio alle 14, mi sembra, al presidio di Pisa, dell'RSU di Pisa. Che la RSU di Pisa è in mobilitazione con confronti col prefetto che non sono andati a buon fine e non sono riusciti a trovare una conciliazione, perché rispetto alla nostra provincia, come accennavo prima, forse non ricordo con chi ne parlavo, la provincia di Pisa si troverà ad avere dei soprannumeri. Questo per una gestione che, al contrario che nella nostra provincia, dove siamo riusciti attraverso questo tavolo con le organizzazioni sindacali ad avere una concertazione con l'amministrazione, nella provincia di Pisa c'è stata una chiusura. L'amministrazione ha voluto fare come volevano senza nemmeno dare troppe motivazioni. Nel contempo si sono ritrovati anche a un taglio consistente del salario accessorio e in una situazione di riordino delle funzioni con un taglio consistente del salario accessorio, beh, è una situazione difficile, preoccupante, e con quello che vi dicevo di uno scenario per i lavoratori che si troveranno nella provincia di Pisa ad andare sul portale senza una destinazione, che è uno scenario poco rassicurante sicuramente. Infatti poi, quindi noi saremo a Pisa, quello che diceva la Toscana, quello che diceva a Firenze e a Pisa, quello che diceva Paola in qualche modo coincide anche con quello che dicevamo, vuol dire, in una situazione di questo tipo per quale motivo da una parte non si danno nulla osta
o si recano in una osta per poi ritrovarsi nella condizione di pista, a cui noi esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori. Dall'altra parte è paradossale, e ve lo devo dire, oltre a, se ne è parlato un attimo, ma così volevo fare anche questo inciso che serve a capire un po' la situazione. In una situazione di questo tipo, in un contesto dato anche a livello regionale, dove c'è una scadenza, il 31 di ottobre, dove i lavoratori che saranno su in esubero andranno su un portale e lì non si sa dove, che cosa succede, mettiamola così, la Regione Toscana in queste due organizzazioni mette risorse per le funzioni trasversali, ovvero le funzioni di supporto e le funzioni fondamentali. È uscito un bando per 89 colleghi delle province della Regione Toscana. Pisa, in questo caso, non ha dato risposta sulle funzioni trasversali, per cui da una parte non si dà risposta al personale che vuole andare via e si tiene dentro per poi farlo finire sul portale. Questo è quello che sta succedendo. Dall'altra parte la Regione Toscana ti dice, perché non bisogna dimenticarsi anche un'altra cosa, così, che in questo riordino anche regionale, la Regione Toscana si prende complessivamente oltre 1 miliardo di dipendenti delle province. D'accordo? Per cui l'operazione fatta dalla Regione Toscana non è di poco conto. Oltre 1 miliardo di dipendenti delle province passano in Regione Toscana. Oltre 1 miliardo. Sì, 1.050. E potevano essere di più se c'era risposta complessiva sul bando delle funzioni trasversali, su cui la Regione Toscana ha messo risorse. Ha messo risorse su questo pezzo, togliendole da altre parti, ma ha messo risorse su questo pezzo qui. Allora, a questo bando potevano accedere i lavoratori, i colleghi delle province della Toscana che avessero certi requisiti per poter entrare in questo bando. Bene, Pisa, nessuna risposta. E questo, cioè, insieme a quest'altra cosa, è paradossale, voglio dire. Allora, in questo caso, qualcuno della politica, le responsabilità, si dovrà far assumere quello che succede ai lavoratori di Pisa messi sul portale? Punto di domanda. E questo è il concreto. C'erano gli spazi per poter dare nulla osta e quindi favorire una mobilità con una collocazione in regione. Invece di trovare un accordo, una trattativa per fare questo, hanno preferito lasciar perdere e non dare questi nulla osta. In questo modo qui le persone vanno sul portale senza la destinazione.